Mauritius. Eccoci qua, la prima pioggia delle Mauritius. Vieni, vieni Dani. Bellissimo, super. Abbiamo davanti le mani, tipo deve essere un religioso induista, da quelli che si vede pieno di icone di vario tipo, e qui entriamo nel nostro appartamento. Questa è una porta, non è in legno, invece è una bellissima porta in mangrovia. Di qua il gabinetto con la doccia, questa è la zona cucina. Qui abbiamo la camera da letto simpatica con le zanzariere, c'è la possibilità di mettere il condizionatore ma non lo faremo. E qui usciamo, qui faremo la colazione al mattino. Siamo nei pressi della cascata, abbiamo chiesto informazioni a una guida del posto, ci ha detto di fare attenzione perché la scarpata è piuttosto ripida, ma si arriva alla base della cascata. È piuttosto ripida. Daniela, descrivi un po' gli animali che si trovano qua. Le volpi volanti. Quelle ti fanno paura, non poi? Mi piacciono. Poi che altro? Cinghiali. Sì. E poi scimmie. Andiamo a vedere, se vediamo. Per adesso niente scimmie qui sopra. E siamo all'interno di una forra. All'inizio del XVII secolo un gran numero di tartarughe popolava le Mauritius. All'arrivo degli olandesi il loro numero diminuì drasticamente perché vennero in gran parte mangiate. Quando arrivarono i francesi la loro sfortuna non mutò, in quanto vi era la credenza che la loro carne fosse un antidoto contro lo scorbuto. Andate a vedere le dimensioni, questa è l'ombra della mia mano. Vi fu una completa estinzione. Così che queste tartarughe in realtà sono state importate da Aldabra, un inabitato atollo delle Seychelles, quando, verso la metà del XIX secolo, iniziò un andirivieni di viaggiatori tra questo arcipelago e Mauritius. Queste tartarughe hanno più di un metro di lunghezza e 150 anni di età, e si ritiene che la più vecchia sia morta a 250 anni.
le terre dei sette colori di Chamarel sono una formazione geologica del sud-ovest di Mauritius, un'area in cui sono presenti dune di sabbia che includono sabbie colorate con sette diversi colori: rosso, marrone, viola, verde, blu, porpora e giallo, che creano una stupefacente colorazione a strisce. Si sono formate dalla decomposizione di un calanco di roccia vulcanica, il basalto, in argilla. I due principali elementi chimici presenti nel suolo, ferro ed alluminio, sono responsabili dei colori rosso antracite e blu violetto, mentre si pensa che i differenti strati di colore siano conseguenza del raffreddamento delle rocce vulcaniche fuse a differenti temperature estreme. It is a natural color which is black, so you have to take the two together just to fill the density. Tutto questo è la corteccia così scura, nera e l'ebano. Adesso andiamo verso il Sublime Point. Qui alle mie spalle sta arrivando la bufera. Questo è il rumore della foresta pluviale, sta appunto piovendo.